Buongiorno a tutti, quinta puntata della nostra web serie dedicata al mondiale endurance via WEC. Siamo ad Austin, in Texas, davanti al Campidoglio, pronti per vivere una splendida esperienza per la Lone Star Le Mans, la 6 ore del Circuit of the Americas. La nostra trasferta però è iniziata 2 giorni fa, siamo andati alla scoperta del Texas, siamo stati a San Antonio, 1 ora e mezza di macchina da qui, godetevi le immagini. Forza 47 at Augie's Barbecue in San Antonio, Alamo City Barbecue. Come on, baby, have a good time. Forza 47. Forza 47. Finalmente siamo in pista al Circuit of the Americas. Tanta gente, tanto fermento, un po' come avviene durante i pit stop, che è un momento molto importante di una gara di endurance. Ne parliamo con i nostri meccanici. Le pit stop c'est très important parce que les pilotes doivent faire leur travail derrière le volant et nous on doit faire aussi le nôtre sur le pit stop. Le règlement c'est 4 mécaniciens pour les roues. Très important que les pilotes fassent des bons arrêts, qu'on ait toujours tout le temps les mêmes repères pour le refueleur et pour les mécaniciens à partir toujours au même endroit. Et dès que le refueleur se ressort de la voiture, c'est le top départ pour les gunners, pour les mecs qui sont au pétard justement. Hai un tempo in cui ti puoi dedicare mentre si fa benzina a fare il cambio pilota, mentre l'anno scorso era tutto insieme, ovvero cambio pilota, benzina e gomme. Là, avec le WEC c'est un petit peu différent parce que le WEC on est beaucoup en outre-mer et sans arrêt sur les circuits. On va pas tout le temps à l'atelier. Pour s'entraîner, c'est seulement sur les circuits après les séances. Le matin, le soir. Et puis on a aussi un côté sécurité, c'est-à-dire qu'on peut faire un pit stop très rapide, mais si le pilote il perd la roue au premier virage, ça ne sert à rien de faire un pilote rapide. Vengono appunto fatte le prove pit stop durante, diciamo, il giovedì e il venerdì e anche il sabato mattina. Vengono prese le cosiddette misure per come muoversi e per quale area occupare in maniera di non intralciarsi fra di noi. Cambio pilota è comunque uno dei punti, diciamo, fondamentali, come il cambio gomme, come la benzina. Diciamo che il nostro tempo di riferimento è il pieno di benzina, che in questo caso viene fatto intorno dai 33 ai 35 secondi. Può capitare anche che il pilota scenda dalla vettura dopo aver fatto 3-4 stinti fila. Quindi diciamo è anche molto provato fisicamente. Se hai qualche problema cerchi di aggiustare o di migliorare un qualcosa per far sì che poi in gara diciamo l'errore sia comunque minimo. We'll be right back.
prima volta per me correre qua negli Stati Uniti. Effettivamente l'ambiente è diverso, il motorsport viene inteso in maniera completamente diversa, una passione differente, molto più semplice, viva rispetto ad altri posti. La bellezza di questo campionato del mondo è la differenza dell'atteggiamento dei tifosi nel seguire questo nostro sport. Dopo questa bella sessione di autografi, pensiamo alla gara, farò la partenza io, dobbiamo essere consistenti, regolari. Forse qualcosa di buono possiamo fare. Sicuramente un circuito molto impegnativo, e il più impegnativo che abbiamo trovato finora dal punto di vista sia mentale che fisico soprattutto. Molte curve veloci, il collo è molto sollecitato e i piloti sono usciti veramente distrutti dal doppio stint. Addirittura Roberto nel doppio stint è uscito dicendomi che non era riuscito quasi per niente a bere. Se dopo i doppi stint iniziali, considerato che avrebbero dovuto guidare ancora in seguito, sono dovuto intervenire soprattutto a livello di collo e spalle, quindi trattamenti specifici per prepararli a guidare ulteriormente dopo. Con questa tappa in Texas abbiamo iniziato la seconda parte della stagione del mondiale FIA WEC che ci porterà a metà giugno alla 24 ore di Le Mans. Nel frattempo però, fra un mese, saremo nuovamente negli Stati Uniti, ma in Florida questa volta, per la 1000 miglia del Sebring. Forza 47!